Albanica, tese sul Brenta. Sul fronte giudiziario c'è una novità: il giudice infatti ha deciso che per 6 operai morti all'interno di quell'azienda 3 persone andranno a giudizio. Omicidio plurimo colposo e lesioni gravi sono le accuse da cui dovranno difendersi 3 dei imputati del processo legato alle morti degli operai all'ex PM Galvanica di Tezze. Lo ha stabilito il giudice del Tribunale di Bassano Barbara Maria Trenti, stabilendo l'imputazione coatta per Adriano Sgarbossa, legale rappresentante dell'azienda, Paolo Zamierini e Rocco Battistella, ex sindaco e assessore provinciale. Archiviata, perché il fatto non sussiste, la posizione di Angelo Zampi. La decisione del giudice ha accolto quindi solo in parte le richieste del PM, che puntava all'archiviazione per raggiunti termini della prescrizione, stabilendo che ogni situazione va valutata singolarmente e allungando a 15 anni il termine di prescrizione per i casi più gravi. Ora in 10 giorni vanno scritti il capo di imputazione, stabilito il rinvio a giudizio, portato in aula il caso la morte di 6 lavoratori. Soddisfatti i componenti del comitato e i parenti, che da anni hanno aperto una lunga battaglia per sapere la verità sui casi di morte per tumore al polmone o per le gravi lesioni riconducibili all'esposizione continuata al cromo esavalente. Del caso si era occupato recentemente anche il Tribunale Civile, stabilendo un risarcimento da 800.000 euro per gli eredi di Domenico. Ora si apre una nuova attesissima pagina processuale. Oggi